Fonsina Vastese. Nella Vastese recupera solo per la panchina Prisco, al suo posto c'è Marinelli, preferito a Galizia. Vastese in campo con Russo, Manisi, Allocca, Campanella, Mensà, Di Pietro, Cosenza, Manzo, Fiore, Marinelli e Felici. Più Alfonsine che Vastese. Già all'inizio c'è questo cross di Magliozzi, colpo di testa fuori di Manuzzi. Poi lancio di Innocenti, clamorosa pallagol per Rosetti che si attarda e poi si fa ipnotizzare da Russo. Questa è una delle più importanti palle gol della partita. Ancora Alfonsine, Lombardi per Manuzzi che allarga per Casalone, respinge Russo. Ancora molto bravo il portiere che, ricordate, si fece male nella gara di San Mauro Pascoli, poi vinta con la San Maurese. Sempre la squadra ospite con un tiro di Manuzzi che resiste ma poi conclude male. Ecco la prima chance per la Vastese, Cosenza, poi Fiore, quindi la conclusione di Felici, centrale, viene bloccata in due tempi dall'estremo di casa Calderoni. E siamo alla fine del primo tempo. Nella ripresa c'è un errore in disimpegno di Mensà, ne approfitta Casalone che va al cross per Manuzzi che tira e però blocca Russo. Davvero molto bravo oggi il portiere della Vastese. Punizione di Innocenti, testa di Bamonte, palla che finisce al lato. Poi c'è un gol annullato all'Alfonsine. Rilancio di Ricci Maccarini per Manuzzi che controlla, vince il rimpallo con Russo e segna, ma il gioco era già fermo. Qui rivediamo sul lancio di Ricci Maccarini, in effetti Manuzzi era al di là della linea difensiva che è salita bene, quella della Vastese, e ci sono almeno quattro giocatori dell'Alfonsine in fuorigioco al momento del rilancio del difensore esterno dell'Alfonsine. Poi si rivede la Vastese con Felici, colpisce male di testa però Marinelli, entra Prisco che accende un po' il finale per la Vastese, il bomber che ha questa opportunità sul lancio di Manzo, Prisco diagonale, chiude di poco chiude troppo il diagonale, la palla finisce fuori. L'ultima opportunità è per l'Alfonsine con l'avanzata di Casalone, il suo tiro viene fermato però in presa ferrea da Russo. Finisce qui 0-0 tra Alfonsine e Vastese.